Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre, sempre in descrizione troverete anche i link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film del 2020. Un altro giro, diretto da Thomas Vinterberg. Voglio subito dirvi una cosa: meno male che ho visto questo film. Un film a mio parere semplicemente imperdibile, stupendo dall'inizio alla fine e solidissimo sotto tutti i punti di vista. Un film che mi ha colpito, un film da cui non mi aspettavo così tanto, un film che riesce a sorprendermi e non me l'aspettavo perché mi aspettavo tutt'altro da un film di questo genere. Mi aspettavo magari un qualcosa di più leggero e invece no, perché in realtà il film presenta delle tematiche molto serie su cui bisogna riflettere ed è una cosa che all'interno di questo film viene fatta molto bene. E devo fare davvero i complimenti a Thomas Vinterberg perché la sua regia all'interno di questo film è semplicemente straordinaria. Una regia che funziona benissimo dalla prima all'ultima scena. E inoltre anche all'interno del film c'è l'interpretazione attoriale di Mads Mikkelsen semplicemente strepitosa. Un'interpretazione attoriale che davvero rende giustizia a uno dei miei attori preferiti in assoluto, appunto Mads Mikkelsen, che riesce con questa sua interpretazione a dare una grandissima e una fortissima identità e personalità al suo personaggio. Un personaggio davvero molto interessante, magnetico, anche grazie proprio al volto di Mads Mikkelsen, che riesce a esprimere alla perfezione le emozioni che deve esprimere in ogni singola scena. Quindi interpretazione attoriale assolutamente promossa da parte sua, d'altronde Mads Mikkelsen è una garanzia assoluta. Per il resto posso dirvi che la storia del film è molto più complessa di quello che potrebbe sembrare. Infatti è un film che presenta molte tematiche da trattare davvero con attenzione, perché non ci voleva nulla a rendere il tutto banale, a trattarlo in maniera sbagliata ed errata, e meno male che ciò non è stato fatto. Anche perché il film presenta alcune dinamiche che mi sono piaciute, che fanno capire allo spettatore anche le difficoltà della vita, e il modo magari giusto e sbagliato in cui superarle, quando bisogna fermarsi. Diciamo, c'è anche quella sottile linea che appunto separa, diciamo, il bere responsabilmente dall'alcolismo, che è tutt'altra cosa, quindi anche questa cosa di cui vi parlerò meglio nella parte spoiler viene trattata con un'accuratezza incredibile per quanto riguarda anche i dettagli, ed è una cosa che mi ha fatto davvero piacere perché bisognava parlarne in maniera seria, ma diciamo senza rendere il tutto eccessivamente pesante, cioè provare anche ad alleggerire tematiche così serie, e non era affatto facile farlo, quindi non si perde di vista, diciamo, ciò di cui il film deve parlare, ma lo fa con un'identità e una personalità incredibile, anche appunto, soprattutto grazie alla regia splendida di Thomas Vinterberg, come vi ho già detto poco fa. Quindi è un film che dovete assolutamente vedere, un film che di sicuro riuscirà a stupirvi e a sorprendervi, e all'interno del film c'è una canzone che, mamma mia, mi sono venuti i brividi e la pelle d'oca. Chi ha già visto il film sa di cosa sto parlando, e quindi chi altro posso dirvi? Ogni singola scena è importante, non c'è nemmeno una scena inutile o superflua, quindi un film anche che si chiude degnamente ed è ovviamente senza fare spoiler uno dei migliori finali che abbia mai visto in un film degli ultimi anni e non solo. Quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 5 stelle su 5, un film semplicemente meraviglioso. Non so davvero che altro dire, né so che altro aggiungere se non consigliarvi ancora una volta la visione di questo film semplicemente stupendo. Davvero, dall'inizio alla fine è un film che funziona benissimo sotto tutti i punti di vista. Solidissimo, davvero. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. E inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E quindi, detto tutto ciò, direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1.
In questa parte spoiler voglio parlarvi di alcune scene che mi hanno colpito particolarmente all'interno di questo film, perché tutto il film per me è perfetto, è davvero perfetto dall'inizio alla fine, ma ci sono alcune sequenze di cui devo assolutamente parlarvi. Come posso non citare la splendida e meravigliosa sequenza finale di questo film? Una sequenza finale in cui c'è questo ballo che farà il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, un ballo davvero strepitoso che riuscirà a coinvolgere tutti e sarà proprio il culmine di tutta l'esperienza che ha vissuto proprio questo personaggio durante tutto il corso del film, con quella canzone in sottofondo che è davvero perfetta, una canzone che non so quante volte l'ho già ascoltata e continuerò ad ascoltarla, è davvero tutto perfetto per quanto riguarda la sequenza finale, anche proprio l'ultima inquadratura in cui lui si tuffa, c'è appunto, diciamo, l'emozione che provoca tutto ciò nello spettatore, almeno per me è stato così. Per il resto, che altro posso dirvi? Posso dirvi che ho apprezzato anche i rapporti fra i vari personaggi, fra questo gruppo di amici che un giorno decidono insieme, questi amici appunto, di testare una teoria particolare per quanto riguarda la presenza di alcol nel corpo umano. Una teoria molto interessante e che mi ha incuriosito particolarmente. In più, anche proprio la sottile linea di cui vi parlavo nella parte no spoiler, che divide il bere responsabilmente dall'alcolismo. Infatti possiamo vedere come tutti i personaggi all'interno del film dovranno affrontare dei problemi derivanti proprio dalla vita, problemi tipici della vita delle persone, e ci sarà uno di questi personaggi che purtroppo non riuscirà a emergere, quindi sarà, o per meglio dire, cadrà vittima dell'alcolismo morendo. E anche la scena del suo funerale è particolarmente toccante e commovente, specialmente quando c'è il bambino che va a mettere il fiore, la rosa, se non ricordo male, comunque sopra la bara proprio di questo personaggio, perché si era creato anche un rapporto particolare, molto diciamo padre-figlio per così dire, fra il personaggio che muore e questo bambino. Quindi quella scena è davvero da lacrime, questo lo posso ammettere e dire tranquillamente. In più, che altro posso dirvi? Anche diciamo tutte le varie vicende che vivrà questo gruppo di personaggi, incluso il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, saranno vicende che faranno capire a tutti questi personaggi come, diciamo, i problemi siano tipici della vita, ma bisogna saperne uscire. Ci sono, diciamo, certi modi giusti per farlo e altre scorciatoie che potrebbero sembrare giuste, ma bisogna stare attenti perché anche in questi casi ci sono delle insidie nascoste, non indifferenti, e quindi insidie che non vanno assolutamente sottovalutate. E questa cosa viene trattata benissimo all'interno del film e ho apprezzato anche molto la sequenza d'apertura di questa pellicola, che mi è piaciuta anche per far vedere un po' delle situazioni particolari, ed è un film che riesce con questa sequenza iniziale a coinvolgere già lo spettatore, quindi lo spettatore è già incuriosito per ciò che vedrà durante tutto il resto del film. Durante tutto il corso del film accadranno tante di quelle cose, tanti di quegli eventi, anche qualche siparietto comico piuttosto divertente che ho apprezzato, come ad esempio quando è uno dei personaggi si vede che ha bevuto e quindi lancia le chiavi in aria, le deve riprendere ma non ci riesce e quindi sbaglia clamorosamente. Le chiavi cadono a terra, o anche la sequenza in cui c'è, diciamo, Mads Mikkelsen su di giri, il suo personaggio appunto è su di giri, e mentre sta facendo varie cose, sbatte la testa a muro in una maniera incredibile, o per meglio dire, proprio il naso a subire il maggior impatto. E anche quella scena, per come è stata mostrata, mi ha fatto morire dalle risate, anche se so che comunque si è fatto male. Quindi ci sono certe scene che riescono un po' a sdrammatizzare, ma senza snaturare l'importanza di certe tematiche che devono essere trattate in questo modo, senza sminuirle. Quindi è questo il maggior merito del film, fra i tanti altri di cui vi ho parlato finora. Quindi, io che altro posso dirvi? Ho già elogiato a sufficienza questo film. Vi consiglio, ovviamente, ancora una volta, ve lo ripeto, di vederlo se non l'avete ancora fatto, perché questa è davvero una perla semplicemente indimenticabile e memorabile. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!